Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video per andare a parlare di calciomercato di oggi e anche di tante ufficialità, perché ci sono davvero diverse. Io partirei proprio dalle notizie perché si parla di Liverpool, Liverpool che sarebbe su un difensore, visto che comunque Gomez e Van Dijk entrambi sono infortunati, soprattutto Van Dijk ha subito un infortunio importante, anche Joe Gomez non sta garantendo tantissimo quest'anno dal punto di vista fisico. Attenzione perché Liverpool sarebbe su due giocatori italiani che giocano in Serie A, Maximovic e Musacchio. Vediamo ragazzi, sinceramente io penso che dovessero prendere cioè, veramente così tanto, no, non lo so, non penso che Liverpool vada a prendere Maximovic, per carità. È un buon difensore, ma vabbè, vediamo ragazzi, comunque penso sia veramente complicato che scendano così in basso per gli standard del Liverpool. Comunque, parliamo anche di Milan, perché sì, magari si potrebbero non arrivare, infatti si è infortunato per 2 mesi, quindi ragazzi potrebbero non arrivare. Allora, è un'operazione che io comunque farei, perché va bene che è infortunato, però magari chiudila per giugno e penso che comunque Milan lo farà, anche perché è un giocatore che comunque se lo volevi prima, anche se sono infortunato, lo vuoi lo stesso, quindi io lo farei comunque per giugno come operazione. E ovvio che magari per adesso non c'è da prendere un altro difensore perché ti serve un difensore pronto, viste le tante assenze, quindi però comunque per giugno penso che il Milan chiuda, vediamo un po'. Poi, ufficialità, in casa Marsiglia, in uscita dalla Fiorentina, perché è ufficiale Lirola al Marsiglia. Allora, giocatore terzino classe 97 che quindi firma con il Marsiglia, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, colpo secondo me da 6 più. Allora, 6 più perché Ressi? Vi dico che per me Lirola è un ottimo terzino, io lo considero veramente un ottimo terzino. Giovane, di buon livello, di spinta, sa anche difendere, comunque alla fine 12 milioni con diritto, un'operazione perché per il Marsiglia è veramente buona perché comunque arriva un difensore di secondo me buon livello, ripeto. Un terzino più che altro di buon livello, ma più che altro in prestito con diritto tu sei veramente tranquillo, che comunque 12 milioni sono veramente una cifra. Abbiamo visto giocatori comunque essere pagati molto di più che valgono molto di meno, cioè io per dire no, adesso mi viene in mente Vavro, la Lazio ha pagato 12 milioni per Vavro, Vavro non ha fatto una partita in 3 anni con la Lazio, in 2 anni con la Lazio, mentre comunque Lirola è vero che quest'anno sta giocando poco per problemi legati con la società, probabilmente magari anche con l'allenatore, però comunque un terzino di assoluto livello, quindi io penso che sia veramente un colpo molto importante per il Marsiglia. In uscita dalla Fiorentina, un po' così, è un peccato perché comunque poteva dare tanto alla Fiorentina, non l'ha fatto. Potrebbe arrivare Conti, ne stiamo parlando, cioè se ne sta parlando. Terzino comunque che dovrebbe arrivare dal Milan. Si parla di prestito prestito di 18 mesi, quindi fino al 2022, con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Quindi comunque potrebbe essere anche qui un'operazione simile, anche se qui c'è un obbligo. Vediamo, Ressi Conti è un giocatore comunque che dopo gli infortuni non si è tanto. Cioè, è un buon terzino, perché comunque ha dimostrato di essere un buon terzino in Serie A, però non garantisce tanto dal punto di vista fisico, almeno con gli ultimi infortuni è un po' calato. Per il resto parliamo però anche di Torino, perché si punta Lobotka, centrocampista che interesserebbe molto Torino, e a Giampaolo potrebbe essere rinforzo di livello per poter salvarsi, potrebbe arrivare dal Napoli in prestito, giocatore che comunque sta trovando poco spazio negli ultimi periodi. Quindi attenzione perché comunque manca, sembrerebbe mancare solamente il sì del giocatore, quindi potrebbe essere veramente vicino. Poi parlerei anche di Cagliari perché ci sarebbe uno scambio con il Bologna, scambio Faragò Calabresi, Faragò terzino comunque del Cagliari che potrebbe andare a Bologna e fare il percorso inverso comunque Calabresi, che quindi dal Bologna andrebbe al Cagliari. Comunque un'operazione interessante, potrebbe effettivamente starci un'operazione, comunque Calabresi mi sembra che sia forse più giovane. Però entrambi sono terzini di discreto livello, però vediamo comunque, potrebbe effettivamente essere una trattativa interessante. Comunque il Cagliari sarebbe molto interessato a Calabresi e avrebbe proposto quindi Faragò quindi in scambio. Poi parliamo anche di Fiorentina perché si punta a un nuovo attaccante, cioè un nuovo attaccante comunque, si parla infatti di Lassina Traoré, attaccante classe 2001 dell'Ajax, giocatore che comunque potrebbe veramente essere un ottimo colpo, soprattutto dovesse arrivare come sostituto di Kwame. Sinceramente non penso che arrivi già a gennaio perché l'Ajax non penso se ne priverà già a gennaio. È un giocatore comunque molto interessante, molto promettente, quindi ci vorranno tanti soldi per portarlo via, però sicuramente attenzione perché potrebbe effettivamente essere una trattativa importante per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina. Vediamo un po'. Comunque, attenzione perché si parla di una trattativa comunque, vi dicevo, importante. Poi
Poi parliamo però anche di B, diverse notizie anche in Serie B e parlerei subito di ufficialità, perché ufficiale Hardeman nella Reggiana, notizia di cui comunque si parlava già negli scorsi giorni, era nell'aria, mancava solo la firma che è arrivata oggi, attaccante classe 87 che arriva in prestito dal Frosinone, giocatore di esperienza, colpo secondo me da 6. 6 perché comunque io lo trovo un attaccante discreto, sì è un attaccante comunque che fa buoni gol, a livello caratteriale è un po' così, si riparte la brocca un po' così come giocatore, però diciamo che è sicuramente un buon colpo per una squadra come la Reggiana che lotta per la salvezza, potrebbe essere importante come colpo, quindi attenzione, però secondo me è un colpo da 6, non lo vedo un grandissimo colpo sinceramente, però magari farà 50 gol, mi smentirà. Colpo da 6 anche quello dell'Ascoli, più che altro perché ha preso un'incognita, cioè Stojan. Ne avevamo parlato ieri del fatto che Stojan si era aggregato all'Ascoli, adesso è arrivata anche l'ufficialità del tesseramento. Esterno classe 91 che quindi arriva da svincolato. Giocatore comunque che è un'incognita, che è un buon colpo perché comunque al Crotone pure ha sempre fatto abbastanza bene, non ha mai fatto schifo al Crotone Stojan. Però comunque un giocatore che negli ultimi anni si è un pochino perso, Livorno, poi Romania, si è un pochino perso, quindi sinceramente bisognerà un pochino vedere ragazzi, quello che farà, potrà fare all'Ascoli, sicuramente potrà dare una mano importante, ma vediamo, per ora il voto secondo me per questo acquisto è 6, ripeto, può far, dare una mano importante, ma vediamo un po'. Parliamo però anche di Pisa, perché interesserebbe Piacentini, terzino, difensore 21enne di proprietà del Teramo, giocatore comunque molto interessante. Sta facendo già diverse stagioni importanti con la maglia del Teramo e piacerebbe molto al Pisa. Quindi attenzione, perché tra l'altro è anche in scadenza, quindi potrebbe effettivamente essere davvero un colpo importante. Parlerei però anche di C, perché ci sono davvero tante ufficialità. Allora, partiamo subito da delle scissioni, perché ufficiale Pedrini rescinde con il Grosseto, ma di questo ne abbiamo già parlato perché abbiamo parlato di ufficialità. Scusate, rescinde con, sì, con il Grosseto, scusate, quindi ritorna all'Atalanta. Abbiamo parlato stamattina proprio del suo probabile arrivo a Bisceglie, quindi vediamo perché si parla di un arrivo a Bisceglie e comunque lui ritorna all'Atalanta, quindi potrebbe essere girato in prestito. Poi parliamo però anche di Carpi perché ufficiale Ferri rescinde il contratto, centrocampista classe 95, quindi rescinde con il Carpi, giocatore scuola Roma, vediamo un po', adesso svincolato, potrebbe aggregarsi in qualche squadra, vediamo un po'. Poi ufficiale Ventola all'Arezzo, colpo secondo me da 6, anche qui 6 in realtà, 6, sì 6, perché comunque è un giocatore che potrebbe dare una mano importante, una squadra come l'Arezzo che si trova all'ultimo posto in classifica, che sta facendo un mercato di buon livello, con veramente una rivoluzione, tante uscite, tante entrate di buon livello. Non ultima quella di Ventola, comunque, giocatore terzino classe 97 che arriva in prestito dal Pescara, è un colpo sicuramente interessante, però vorrei un attimo capire bene cosa potrà dare all'Arezzo, quindi per ora il voto è 6, quindi non voglio espormi troppo, però secondo me è un colpo buono, ma vediamo un po'. Poi, per quanto riguarda le altre ufficialità, ce n'è solamente un'altra, perché ufficiale Rossettini al Padova, questo che sì invece è un colpo secondo me da 6 più, perché arriva Rossettini al Padova, ragazzi, difensore, scusate, classe 89, non mi ricordo, comunque giocatore di grande esperienza che firma un semestrale con il Padova, colpo da 6 più perché si tratta ragazzi, di un difensore con un'esperienza veramente importante, è vero che è in fase calante, però per la Serie C un giocatore del genere con tanta esperienza che fino a pochi anni fa giocava col Genoa in Serie A, quest'anno comunque a Lecce in B, ragazzi, veramente un colpo veramente importante per una squadra come il Padova che ha tutte le carte in regola per la promozione, soprattutto anche dopo questo acquisto, veramente colpo secondo me di ottimo livello, perché ripeto, sì sarà vecchio, ma comunque in Serie C, ragazzi, l'età non conta veramente poco, conta veramente veramente poco l'età, quindi è sicuramente, ragazzi, una notizia molto molto importante per il Padova, colpo di alto profilo. Poi, diverse e tante notizie per quanto riguarda il girone C, partiamo subito dal Catania. Perché si parla di due profili, per quanto riguarda la difesa Sales, difensore attualmente di proprietà del Monopoli, che piace tanto anche al Potenza, quindi potrebbe essere un ritorno su Potenza, ma si sarebbe inserito anche il Catania, che vorrebbe rinforzare il reparto difensivo, quindi attenzione perché si sta trattando per ora. Poi, altra notizia in entrata, perché ovviamente il Catania con le uscite dei vari Amausso e Di Gatto, che sono andate rispettivamente a Lecco e alla Cavese, è ovvio che comunque potrebbe e deve arrivare qualche attaccante. Si punta infatti a Russotto, attaccante proprio della Cavese, giocatore che potrebbe quindi arrivare, ragazzi. Vediamo un po', sicuramente un giocatore che ha sempre fatto abbastanza bene alla Cavese, uno dei forse migliori giocatori della Cavese. Vediamo un po', il Catania sarebbe interessato. Poi, parlando proprio di Cavese e
sull'asse Cavese-Catania, il Cavese sarebbe interessato a Vicente, centrocampista del Catania, giocatore comunque interessante, che sta giocando abbastanza in realtà anche al Catania, un giocatore che piacerebbe molto alla Cavese, quindi attenzione perché ci sarebbe quindi un interesse per ora. Parlando proprio di Cavese, ma questa è un'uscita su tutta la Cavese, diciamo, in mezzo un po' a tutte. Perché è praticamente fatto per l'arrivo di Tazza al Bisceglie, giocatore che quindi potrebbe arrivare e aggregarsi al Bisceglie già nelle prossime ore. Si parla veramente di che manca poco, quindi attenzione perché potrebbe esserci novità in tal senso già nelle prossime ore. Poi, per il resto, direi che possiamo quindi continuare anche con il Bari, perché sarebbe vicino da Dalt, esterno. Che ha rinnovato tra l'altro con la Turris qualche giorno fa, giocatore che però sarebbe molto interessato, su cui ci sarebbe il Bari, classe 87, giocatore di grande esperienza, che ripeto, comunque attualmente ha rinnovato anche con la Turris, però il Bari sarebbe interessato e vorrebbe quindi portarselo a casa. Attenzione perché quindi potrebbe esserci novità quindi in tal senso. Allora, direi che possiamo chiudere poi con tre notizie. Allora, parliamo di Serena, centrocampista di proprietà del Venezia, che si trova attualmente al Pontedera, ma che dovrebbe rientrare dal prestito al Venezia e potrebbe essere subito girato in prestito al Gubbio. Gubbio che sarebbe interessato, Venezia e Gubbio si sarebbero già accordati, quindi manca veramente poco per il suo arrivo al Gubbio, quindi Serena è molto vicino. Poi parliamo anche di Piacenza, perché sarebbe vicino Scorza. Allora, stiamo parlando di un centrocampista, classe 2000, tra l'altro anche capitano dell'Ascoli Primavera, giocatore che, su cui in Piacenza sarebbe. Classico colpo di Piacenza, almeno di questa stagione più che altro, under, profilo comunque interessante, quindi vediamo un po', ragazzi, sicuramente potrebbe rappresentare un colpo interessante quello di Scorza. E poi chiudiamo, ragazzi, con la Viterbese, perché la Viterbese sarebbe su Fedele, Viterbese che è alla ricerca di un centrocampista e si punta a Fedele, centrocampista comunque classe 92, attualmente al Valencien, squadra di Ligue 2. Francese, e attenzione perché comunque la Viterbese vorrebbe riportarlo in patria. Si sta facendo una trattativa, vediamo un po' se potrebbe arrivare novità in tal senso. Chiudiamo con l'ultima notizia di giornata, che non è di calciomercato, ma riguarda la presenza della Serie C, perché ufficiale Ghireri è riconfermato presidente per il prossimo quadriennio, quindi comunque per i prossimi anni. Fatto sta che quindi praticamente diciamo che ai vertici del calcio italiano non cambia niente, perché vedremo Gravina. Però, Balata ha confermato, Ghirelli confermato, Sibilia dovrebbe essere confermato e alla fine, ragazzi, quindi non è cambiato niente. Vabbè, comunque questa è la notizia. A questo punto io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao, ragazzi!